il museo di Casa Martelli, un museo arrivato nel sistema museale fiorentino abbastanza di recente, se vogliamo, perché ottenuto nel corso della risoluzione della questione che è nota come eredità Bardini nel 1997, e poi per 10 anni e passa restaurato, sistemato, finalmente aperto al pubblico dietro prenotazione. C'è molto da vedere in questo museo che è nascosto dietro una facciata sobria, quasi di eccessiva discrezione, nella via Zannetti, che si chiamava anticamente via della Forca, a 2 passi dal Duomo. Il museo è in realtà quel che è arrivato fino a noi delle dimore della famiglia Martelli, una famiglia antica, molto vicina ai Medici. Addirittura nel 400 Roberto Martelli era l'uomo di fiducia di Piero il Gottoso, che non ha mai perso i legami con la famiglia Medici finché c'è stata e con la importantissima Basilica di San Lorenzo. Addirittura il palazzo è incastonato nell'isolato dove c'è anche la basilica con i chiostri e con i musei di San Lorenzo. Che cosa troviamo in quella che è una delle ultime pinacoteche fiorentine rimaste intatte nei secoli? Troviamo alcuni capolavori assoluti e troviamo anche quadri d'ambiente, ma uno in particolare ci incuriosisce perché è una scena di vita proprio all'interno di quel palazzo, con quella famiglia. Sono i Martelli che prendono la cioccolata. Il quadro è di Giovanni Battista Benigni, un pittore lucchese non famosissimo del Settecento, che appunto nel 1777 ha creato questa sorta di istantanea domestica che ci rappresenta la famiglia mentre si fa servire, come era di moda allora, il cioccolato nelle chicchere, tazzine di porcellana sottilissima. E la cosa curiosa è che conosciamo i nomi dei protagonisti. Sappiamo che c'è Niccolò Martelli, il capofamiglia, con la moglie Maddalena Tempi, che c'è il loro figlio Marco e l'altro figlio l'abate Giuseppe, che c'è la nuora Teresa Pucci. E c'è poi il cameriere, di cui conosciamo il nome, evidentemente di una famiglia devota a un grande santo fiorentino, perché lo chiamarono Filippo Neri. Il nome di battesimo era Filippo Neri, Baldini il cognome. E poi c'è un ospite eccellente, il marchese Andrea Gerini, quello a cui è già stata servita la prima chicchera di cioccolata. Nel 1783 il Benigni aggiunse altre due figure, erano la piccola Maria Maddalena e il bambino Niccolino con un levriero. Altri personaggi ancora sono nel quadro di cui ignoriamo il nome, sono probabilmente due ospiti intendenti d'arte che infatti ammirano quello che è il capolavoro in quel salotto. Il San Giovanni Battista attribuito a Donatello, che è oggi uno dei capolavori marmorei del Museo Nazionale del Bargello. Quindi una scena di vita, di costume, di moda, di testimonianza familiare che racchiude un piccolo mistero. C'è una tazza di meno. Chi rimarrà senza cioccolata?